Sant'Antonio, prega per me. La Basilica gremita che ricorda le celebrazioni prima della pandemia, una folla di fedeli ieri mattina ha assistito alla festa della traslazione delle reliquie del santo, più comunemente nota come festa della lingua. È la celebrazione antoniana più importante, dopo ovviamente la festa del 13 giugno, perché ricorda il momento in cui venne ritrovata intatta la lingua di Antonio durante la prima ricognizione del suo corpo 760 anni fa. Una celebrazione partecipata, presieduta al mattino dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin e poi nel pomeriggio da Padre Roberto Brandinelli, ministro della provincia italiana, che nella sua omelia ha ricordato il principale insegnamento di Gesù. Questo è il mio comandamento, dice ai suoi, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è davvero straordinario. Gesù ci ha aperto la strada per amare come Dio ci ama. Ci ha donato il suo esempio e ci ha lasciato il dono dello Spirito, perché in noi cresca lo slancio, la spinta a vivere nel nostro quotidiano quei talenti che Dio ci ha dato. Dopo le restrizioni imposte dal Covid, è tornata durante le celebrazioni del pomeriggio la processione interna della reliquia, che ha percorso la navata principale passando davanti alla veneranda arca di Sant'Antonio. Umile servo dei fratelli, prega per noi. Sant'Antonio, ricercatore del silenzio, prega per noi.